Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi parliamo del mio ultimo acquisto, un flanker di Rem, di Reminiscence, e stiamo parlando di Rem & Bow. Già il flacone è strepitoso, di questo arancione che è uno dei miei colori preferiti e devo dire che caratterizza abbastanza ciò che è all'interno di questo flacone. Volevo avere un profumo marino un pochettino fruttato. Tra tutti i Rem, quindi tra tutti i flanker, questo è il più dolce e fruttato che esiste. Allora, è una tipologia di profumo che io non ho mai portato, perché i fruttati a me devo dire che non vanno molto a genio, probabilmente non sono tra le mie corde. Però questo, avendo il sentore marino, è esplosivo. La sua profumazione, la sua fragranza deriva dall'ispirazione del Brasile, dalle coste meravigliose di quel posto, quindi frutta tropicale, spiaggia calda, mare. Quindi quando l'ho sentito la prima volta ovviamente me ne sono innamorata. Rem & Bow nasce nel 2013, fa parte della famiglia floreale fruttata marina. Al contrario di tanti altri flanker di Reminiscence, di Rem, devo dire che la nota marina in questo profumo Rem & Bow lo sento davvero molto poco, ed è un vero peccato perché ovviamente Rem e tutta la sua collezione è proprio caratterizzata dal calone, che è questa nota olfattiva creata in laboratorio, come vi dicevo le prime volte, che ricrea proprio l'ozono, la brezza del mare, il vento, la salsedine, tutto ciò che rievoca alla mente tutto ciò che è marino. In questa fragranza qui devo dire che i protagonisti sono prevalentemente tre. La prima è il mango, poi abbiamo il ribes nero ed infine io sento finalmente la nota dell'acqua di mare. All'inizio apre con delle meravigliose note di bergamotto, di limone, quindi esperidate, mandarino, pompelmo che si sente tantissimo nell'apertura, foglie di violetta, mango, il ribes nero. Si sentono davvero insieme, parallele, come se fossero su due binari, il mango e il ribes nero. Il mango è molto aspro, ricorda anche ovviamente un po' il pompelmo come olfato, ovviamente sono abbinati, e invece il ribes nero è un pochettino più zuccherino e quindi va a dare questo contrasto tra il mango e il pompelmo, che sono un po' più aspri, aciduli come odori, per poi avere questo sentore super super dolce del ribes nero, succoso, del frutto. Poi finalmente troviamo nelle note di cuore l'acqua di mare e il gelsomino, l'erba mate, il frangipane e il tiare. Questa devo dire che è la parte del profumo che mi piace maggiormente, perché come vi dicevo prima, le note iniziali sono molto forti, molto dure, ricorda proprio un profumo alla frutta che con Rem non c'entra assolutamente niente. Finalmente poi nel cuore si trovano le note che ricordano molto il mare, quindi l'acqua di mare, il tiare, il frangipane, tutto ciò che è spiaggia, mare, crema solare, acqua solare, olio solare, tutto ciò che è mare. Il fondo invece è ambra grigia e cedro. È un profumo veramente particolare perché è fatto apposta a chi piace il frutto, è come se fosse un cocktail tropicale che viene giustamente descritto così anche sul web, però ovviamente la mia opinione è quella più che altro di una Macedonia tropicale, ecco, dove i protagonisti all'inizio sono un po' aspri, poi si arriva ovviamente alla fase del tiare che è super dolce e poi termina nel cedro e nel muschio, che danno proprio importanza a questo profumo. È che è un profumo molto complesso, molto strutturato, molto diverso dai predecessori di appunto di Rem. Con Rem de Toilette non c'entra assolutamente niente. Ma è un po' questa particolarità che ho notato dei flanker di Rem. Cioè, Rem è una cosa a parte, solo due forse ricordano Rem, Etualdo Rem e Rem l'acqua. Ma se no, mi sono fatta questa idea che è proprio voluta la cosa di avere dei flanker che sì, hanno in comune forse l'acqua marina, però non c'entrano niente l'uno con l'altro. Ce n'è un altro di Rem che non ho ancora acquistato e non ho ancora recensito, che è appunto Crazy Rem, che addirittura non contiene neanche la nota del calone, che è la nota marina. Quindi è proprio tutto un susseguirsi di fragranze similari ma che non si incontrano mai, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti, chi ama i marini, chi ama i fruttati, chi ama invece quelli al cocco, all'ilang ilang, alla tuberosa.
Reminiscence ha voluto fare un po' per tutti la di REM, e in particolare questo REM & Bow, che è proprio fatto sulla piramide basata sul TRE, sul mango e sul ribes nero. La sua persistenza mi ha lasciato senza parole, infatti ho dato un 9 su 10, io lo applico al mattino e poi con l'evoluzione cambia totalmente. Mi piacciono un sacco i profumi che cambiano durante la giornata, ma in modo importante, non con l'evoluzione classica della piramide. Il Sillage è veramente spettacolare, 9 su 10, è uno dei più, forse è il più persistente, ancora più persistente dell'Eau de Parfum di REM, tra tutti quanti. È ottimo, ottimo per l'estate, ovviamente nasce per essere un po' tropicale. È super sofisticato e mi ricorda molto Aqua Woman di Rochat, che ormai purtroppo è fuori commercio o comunque è introvabile, e devo dire che l'unico che ho trovato che si avvicina un po' meno marino è appunto REM & Bow. Quindi io lo consiglio ovviamente a persone che amano il fruttato, chi amano il mango, tutti i frutti esotici, il pompelmo, la durezza comunque del ribes nero e dello zuccherino. Tra l'altro, nelle note di fondo, se andate a vedere in alcuni siti, è citato anche lo zucchero di canna, e devo dire che nel fondo, ragazze, questo zucchero di canna si fa sentire tantissimo, quindi è proprio un cocktail, io me lo immagino proprio come una meravigliosa coppa di frutta accompagnata ovviamente dal sentore del frangipane e del tiare, finisce appunto su questo cedro meraviglioso, questo muschio un po' pungente che si sente anche dall'inizio della piramide. E poi il fondo è ambrato. Siate caute, perché chi ama REM qui all'interno troverà sì l'acqua di mare, ma abbinata non con dei fiori, bensì con appunto la frutta abbastanza decisa, come o sentori, come sensazioni olfattive. Quindi cocktail di frutta, macedonia di frutta abbinata allo zucchero di canna, al tiare e al mitico frangipane. Ragazze, anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto il mio video, lasciate un like. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte. E ci vediamo al prossimo video. Un bacione, let's talk about.